Accogliamo subito anche il senatore Lucio, poi ci facciamo le considerazioni nostre. Mario, intanto accogliamo, diamo il buongiorno al senatore Lucio Malan, PDL, membro giunta per le elezioni. Buongiorno Malan. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buongiorno Mario. Allora, il tema del giorno è questa benedetta ineleggibilità di Berlusconi. La giunta rinvia sostanzialmente la questione. Malan intanto ci fa la fotografia, ci scatta la fotografia, poi immagino che lui sia ovviamente contrario all'idea dell'eleggibilità e chiedo qual è l'atteggiamento che si attende dal PD. Ma dunque la cosa è stata rinviata perché, non essendoci accordo sul presidente della giunta che si occupa di queste cose, la giunta per le elezioni, non ci si è neppure convocati e di conseguenza bisogna prima risolvere questo problema, che credo che sarà risolto a breve. Credo che circolano voci che io onestamente non ho verificato, ma credo che siano abbastanza verosimili, purtroppo, che ci siano. Le idee non siano proprio così chiare all'interno del PD, che ci sono orientamenti diversi, qualcuno credo che vorrebbe mettere come presidente un esponente del Movimento 5 Stelle, altri invece no. Naturalmente sono contrario all'ineleggibilità di Berlusconi per una serie di motivi, a cominciare dal fatto che è stato dichiarato eleggibile per 5 volte dalla Camera dei Deputati e per, credo, 3 volte dal Parlamento Europeo. Sarebbe davvero bizzarro improvvisamente scoprire che è ineleggibile. Mario. Dal Partito Democratico cosa vi aspettate come atteggiamento definitivo, diciamo così, perché le linee sono, è vero, molto difformi, diciamo così. Ma parliamo dell'ineleggibilità, ma io credo, certo, io credo che prevarrà la linea del buon senso, che sarà che quella di non tirare a mano questo argomento, perché diciamo che sarebbe proprio perché in contrasto, o meglio anche perché in contrasto con quanto è sempre stato fatto nel passato, sembrerebbe una dichiarazione di guerra gratuita, cioè se ci fosse qualcosa di programmatico, ma non credo che le famiglie italiane, quello che si aspettano dal governo sia, certo non sarebbe del governo, sarebbe della maggioranza, ma è certamente la stessa cosa, sia l'ineleggibilità di Berlusconi. Si aspetta dal governo e dalla maggioranza che vada avanti questo governo e faccia le cose che servono al paese, come mi pare stia facendo. Alla fine chi sarà questo presidente della giunta elezioni, che è un elemento non irrilevante? Guardi, sulla carta può essere o uno della Lega Nord, o uno del Movimento 5 Stelle, o uno di SEL. Bisogna anche vedere gli altri organi ai quali c'è la prassi, ben inteso, non l'obbligo, di dare le presidenze all'opposizione. Bisogna vedere gli altri, che sono la Commissione di Vigilanza RAI, che il delicato organo del COPASIR, e allora credo che si tratterà di trovare un bilanciamento tra questi, tenendo presente che è vero che è un esponente della minoranza, ma che la maggioranza, ma è sempre stato così, che la maggioranza ha la sua voce in capitolo, ovviamente, perché poi alla fine il voto viene espresso a maggioranza. Insomma, bisogna avere una rosa di nomi di quelli dell'opposizione e poi la maggioranza se lo sceglie sostanzialmente? Questo è quello che è un po' sempre stato fatto, non ci si può aspettare, specialmente con la presenza di un movimento che per eleganza definirei anomalo, che è il Movimento 5 Stelle, non ci si può aspettare che ci si comporti col Movimento 5 Stelle come ci si comportava col Partito Democratico quando eravamo in maggioranza noi, o con noi quando era in maggioranza il Partito Democratico. Credo che i primi a non dire che sarebbe la stessa cosa sarebbero proprio quelli del Movimento 5 Stelle, che essere identificati a questi due partiti non credo che piacerebbe molto, e infatti sono ben altra cosa. Il governo quanto dura, Malan? Il governo deve durare a lungo, perché i problemi sono grossi. Non credo che andare alle elezioni sarebbe risolutivo, e soprattutto comunque deve porsi dei problemi dei programmi a lunga scadenza, perché i problemi, la situazione del paese è difficile, bisogna fare programmi a lungo termine, e su quelli si deve pensare a una cosa di 4-5 mesi, così bisogna fare 3 o 4 cose magari raffazzonate per far vedere che si è fatta, e poi si va alle elezioni. Bisogna puntare a davvero produrre nel paese quei cambiamenti, quelle riforme che servono a lungo termine per il paese. Per questo dobbiamo avere sicuramente l'approccio di un governo che dura a lungo e cercare di farlo durare. Grazie. Può essere un governo di legislatura? Può
potrebbe essere un governo di legislatura. Questo secondo me è il traguardo. Se finisce prima è o perché abbiamo risolto gran parte dei problemi del paese, cosa che ahimè temo che non sia, oppure perché avviene una rottura e questo dobbiamo fare in modo che non avvenga. Grazie al senatore Malan. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al senatore Lucio Malan.